Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Pixel e oggi siamo qui con un nuovo video insieme a Eleonora. Ciao. E oggi ho deciso che faremo un video ai mai. Detto questo, via con la sigla. Ok, allora, abbiamo selezionato una serie di domande che ho salvato qua sul telefono. Voi non le vedrete mai, ma le leggo io, non vi preoccupate. Ed Eleonora ha fatto i cartelli, quelli classici, quelli sì e no, molto carini. Quindi un applauso a Eleonora. Ok, iniziamo. Allora, prima domanda. Hai mai avuto paura del buio? No. No? Mai. Io sì. Quando ero piccolo avevo una fifa assurda. E infatti, puntualmente, quando alla sera dovevo andare in giro per casa, io accendevo le luci. Al mio passaggio si accendevano le luci. Quando tornavo indietro le spegnevo. Quindi da camera mia andando verso cucina, io praticamente avevo tutte le luci del corridoio accese, quella della sala, quella del bagno, della cucina e tutto. Lo facevo anche però alle 3 di notte mentre i miei stavano dormendo e io avevo sete e andavo in cucina a prendere l'acqua. Con la luce accesa. Esatto. Ok. Hai mai parlato nel sonno? Sì, anche te? Assolutamente sì. Racconta, una... dai. Una mattina mio padre è venuto a svegliarmi e io gli ho detto di andarsene perché era un brutto becchino. Tuo padre ti rivolge ancora la parola? Sì. Che tenero. Molto. Vabbè, anch'io parlavo nel sonno, ma soltanto quando sognavo e dipende da quello che sognavo, quindi o rispondevo alla gente oppure inventavo cose o boh. Adesso sinceramente non mi ricordo cosa facevo, però so che parlavo nel sonno. Hai mai insultato apertamente un tuo compagno di classe? O una compagna di classe? No, non apertamente, ma nella mia testa più e più volte. Io sì, perché sono una persona molto molto diretta, e qualcuno qua lo sa bene. E generalmente se una persona mi dà fastidio e non la reggo più, io rispondo. Quindi sì, l'ho insultata malamente in faccia. E non gli ho neanche chiesto scusa perché avevo esagerato. Posso ammetterlo. Ok. Hai mai svelato un segreto? Hai mai mangiato cibo per cani? Non ho un cane. Assolutamente sì. Ero super curiosa di provare cosa mangiasse il mio cane. E quindi ho mangiato un paio di crocchette che si sono rivelate molto asciutte e prevalentemente insapori. Quindi è stato assolutamente un esperimento fallito. Hai mai mangiato qualcosa che era caduto a terra? Certamente sì. Vai te? In realtà tutto, cioè dipende da dov'è per terra, cioè per strada ovviamente non mangio le cose cadute per strada, però se mi cade sul pavimento appena lavato, sì. Anch'io sì, e soprattutto perché quando ero scout la regola dei 5 secondi diciamo non veniva troppo rispettata e quindi diventava è successo. Diventava la regola dei 55 secondi, la 55 delle... minuti. No, diventava direttamente la regola del se cade a terra si mangia comunque. Hai mai fatto la pipì in doccia? Assolutamente sì. Anch'io. E direi, chi dice di no, mente spudoratamente. Perché tutti, almeno una volta l'abbiamo fatto. Soprattutto quando eravamo piccoli. Hai mai eruttato in pubblico? No, mai. Io detesto i rutti in pubblico soprattutto. Io sì. Ormai sono tutte sì le mie risposte. Io sì, perché sono un animale. Ok, escludendo che sono un pochino più animale rispetto a lei. Ma è successo quando ero, mi sembra, alle Seychelles con i miei genitori. Al pomeriggio, dopo pranzo, si andava a prendere il caffè latte. E freddo, ed era tipo buonissimo. Il problema è che a me poi dopo mi scappavano i ruttini, non so perché. E praticamente quindi ho tirato un rutto talmente forte, avevo circa 4 anni secondo me, 4-5 anni al massimo. Che hai tirato giù tutte le Seychelles. E no, però mi ricordo che ero con mio padre che mi ha guardato un mezzo storto e davanti a noi c'erano due americani che si sono girati e mi hanno fatto i complimenti in inglese. E io tipo ero imbarazzatissimo, però mi sono cacciato a ridere perché dai, è divertente ruttare in pubblico. Hai mai mangiato insetti? No, che orrore, mi fanno schifo solo a vederli, quindi figuriamoci se li mangio. Assolutamente no. Io sì, quando sono stato in Cina e vi comunico che sono buoni, quindi dato che in futuro ne dovremo mangiare perché non ci sarà carne per tutti, mangiate gli insetti che sono buoni. Divento vegana, io non li mangio gli insetti, divento vegana. Hai mai preso un palo in faccia perché stavi guardando il telefono? Sì. E me ne vergogno un sacco anch'io.
perché ho preso uno di quei pali grossi così dei lampioni. Quindi proprio non l'ho neanche visto, proprio sono andato contro di faccia in pieno. Quindi me ne vergogno un sacco. Hai mai fatto una doccia gelata? Sì. Sì, anch'io. Io l'ho fatta a scout perché durante i campi estivi, e per estivi non intendo che faceva caldo perché eravamo in mezzo alle montagne, intenda, e la doccia consisteva in un tubo dell'acqua appeso a un albero che pisciava acqua giù, e quindi l'acqua era congelata e si moriva di freddo. E quindi il giorno dopo broncopolmonite. No, stranamente no, non mi sono mai ammalato. Auguri. Ibernazione sicura, ah, ecco. Però non sono mai ammalato. Non mi sono mai ammalato. Io sì, contro la mia volontà, nel senso che sono... Che ti hanno preso, ti hanno sbattuto in doccia quando era fredda. Più o meno. Sono andata in montagna da un'amica e non aveva l'acqua calda e era tipo il primo di gennaio, quindi un freddo atroce e ho fatto la doccia gelida con la febbre. Quindi. E il giorno dopo era morta? Sì, il giorno dopo avevo, non so, 40 di febbre, penso. Hai mai creduto nel soprannaturale? Sì. Assolutamente sì, io sono convintissima che esista un altro mondo diverso da questo. Anch'io assolutamente sì, anzi fatemi sapere se volete magari vedere in futuro qua sul canale qualche video nel quale provo a fare, non so, la tavola Ouija, quegli altri rituali un po' così che si vedono su YouTube. Fatemelo sapere qua sotto nei commenti, vi aspetto. Hai mai fatto copiare in un compito in classe? Sì. Ops. Io lo tengo così il foglio, ragazzi, non perché sono diventato spastico e non so più tenere in mano i fogli, ma vi spiego. Io alle superiori ero un compagno di merda, letteralmente. Alle superiori. Adesso sono più bravino, dai. Vi spiego, avevo in classe delle compagne che veramente non le reggevo. Gente che ti chiedeva sempre i compiti, che non faceva mai un cavolo dalla mattina alla sera e che era la prima a sputtanarti. Di conseguenza io ho deciso, dato che durante le verifiche mi chiedevano perennemente di farle copiare, e mi era sceso un po' la catena, nel senso che io volevo fare la mia verifica senza avere gente che ogni 2x3 Axel mi fai copiare, Axel mi fai copiare, ho deciso di suggerire nel modo sbagliato. Quindi sostanzialmente io gli ho dato alla mia classe, che mi chiedevano il compito, e tutte le risposte sbagliate. E di conseguenza io sono stato uno tra i pochi che è andato bene perché gli altri hanno copiato sbagliato. Quindi sì, sono un compagno di merda. Quindi mi ha fatto copiare sì nel modo sbagliato, dai. Hai mai subito un furto da qualcuno? Sì. E sono ancora molto arrabbiata. Perché alle elementari io avevo un quaderno bellissimo della Sirenetta. Quello con l'acqua, i glitter e le stelle marine. E una brutta bambina me l'ha rubato e se l'è messo nello zaino. Ma io l'ho vista e l'ho preso. Io sì, alla materna, una mia compagna, io avevo all'epoca, non so se li conoscete, gli Antaro. Avete presente i cricetini, no? Ecco, avevano fatto questi portachiavi che penso si trovassero negli ovetti, credo. E io avevo trovato il primo ovetto che aprivo, Antaro, quindi tipo botta di culo assurda. E praticamente io lo porto alla materna attaccato al mio zainetto e una mia compagna me l'ha fregato, io l'ho vista, ma lei non me l'ha restituito. E tornando a casa, lei se l'è tenuto e non me l'ha più ridato. Quindi io me la sono legata al dito mortalmente questa cosa, perché era il mio Antaro e io ero fissatissimo con Antaro all'epoca. Ma perché non le hai dato un pugno in faccia? Perché all'epoca non ero violento. Ah, poi lo sei diventato crescendo. Col tempo. Ok. Hai mai abbracciato un albero? Beh sì, per le foto, tipo gli alberi centenari. Io no. Perché io ho detto io no? Io no. Ma sì, sono molto deciso, molto coerente. Io sì, ma no. Ma sì, ma no. Io sì, anche se non di mia volontà. Quindi del tipo... ero piccolino, tipo 7-8 anni. Stavo sciando e ho scazzato una curva. E quindi invece che restare in pista io mi sono infiottato in mezzo alla boscaglia e mi sono fermato abbracciando un albero. Ma proprio sono andato dritto in mezzo al bosco. Beh, è stato gentile che ha fermato la caduta. Sì, sì, fortuna che avevo il casco perché sennò ci lasciavo anche la faccia contro l'albero. Hai mai pensato di scappare di casa? No. No, assolutamente no. A casa c'ho il wifi, il computer, il mio letto, il frigo.
perché dovrei scappare di casa? E già tanto se ogni tanto ci esco. Hai mai fatto una vacanza studio? No. Io sì, quante ne vuoi? Ne ho fatte due in Inghilterra, una in America, a New York, lì vicino, e un'altra in Cina. Hai mai avuto la ridarella in un momento inopportuno? Quante volte vuoi? Già. Specialmente quando la gente mi sgrida. Se la gente mi cazzia male, a me parte da ridere. O durante le interrogazioni, o quando qualcuno ha un esame, o durante i funerali. Hai mai mandato un messaggio alla persona sbagliata? Sì. No. Allucinante. Racconta. Screen di conversazione dove prendevo in giro la suddetta persona che sono arrivati alla persona. Complimenti. Sì. Ora non siamo più amiche. Ma dai, non l'avrei mai detto. Sì, ma non per quello, le avevo fatto di peggio. Ok. Hai mai dato informazioni sbagliate a qualcuno di proposito? Sì. Io no. Io sì. Ma vuoi mettere gli inglesi che ti fermano per chiederti dov'è la stazione e tu che non ti ricordi nemmeno cosa hai mangiato a colazione, gli dai informazioni sbagliate di proposito? Chissà dove li ho mandati, secondo me sono ancora là. Io no, nel senso che ho dato informazioni sbagliate, ma convinto che fossero giuste. Quindi io ho spedito gente in luoghi sbagliati, ma io ero convinto che quella fosse la strada giusta. Un errore in buona fede. Esatto. Oh, ultima domanda. Hai mai mentito al gioco? Hai mai?